Buongiorno, grazie Silvia, grazie dottor Ariano e grazie a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento. E oggi affrontiamo un altro aspetto molto importante per la corretta gestione finanziaria dei comuni, sia quello del fabbisogno del personale, del piano integrato di attività e organizzazione, il PIAO. Vi ricordo che questo programma di webinar del martedì, infatti, affronta sempre varie sfaccettature di questo tema specifico della difficoltà finanziaria, del dissesto, del riequilibrio, tutto ciò che è collegato, e sempre visto da vari punti di vista, per cui vi consigliamo, anche se magari delle volte vedete dei titoli simili, ma abbiamo coinvolto tanti esperti e ognuno ci dà un aspetto molto importante di queste tematiche. E proprio perché siamo all'interno di un progetto, come diceva la collega, un progetto più ampio di IFEL, dedicato proprio agli interventi di supporto e prevenzione delle crisi finanziarie nei comuni. Un progetto che propone un programma di azioni ed interventi, non solo una parte formativa, ma proprio anche un supporto diretto. Troverete tutte le informazioni nel nostro sito, che vi consiglio, se non avete visto, di andare a visitare. Si chiama crisifinanziarie.fondazioneifel.it. Lo potete raggiungere anche dal sito IFEL, cliccando su quell'icona con le due mani che vedete qui già nella prima slide del dottor Ariano. E appunto il sito, oltre alle informazioni sugli webinar, al materiale sui video che vengono caricati, il materiale didattico, presenta proprio una sezione denominata supporto diretto, a cui un ente in difficoltà può accedere, presentare la sua situazione e richiedere un'attivazione di una consulenza specifica, ovviamente gratuita per l'ente, a supporto di un percorso di risanamento finanziario e a cui verranno dedicati degli esperti del settore proprio per aiutare a trovare delle strade per uscire da momenti di difficoltà. Le richieste sono valutate da una commissione di esperti. E poi viene data una risposta di accoglimento della richiesta e avviato questo percorso. E quindi non voglio ora rubare altro tempo, ringrazio il dottor Michele Ariano per la sua rinnovata disponibilità e ricordo appunto che potete porre le domande, andare poi a trovare la registrazione del webinar nel sito, appunto, ripeto, crisifinanziarie.fondazioneifel.it e vi aspettiamo che la prossima settimana per un nuovo webinar, sempre al martedì, e auguro a tutti un buon webinar. Ci risentiamo alla fine delle 2 ore. Grazie. Ringrazio IFEL, ringrazio l'architetto. Allora, quello che andiamo ad affrontare oggi è un argomento tipico del periodo marzo-aprile, tipico del periodo marzo-aprile proprio perché gli enti, sia quelli che si trovano in una situazione di piano di riequilibrio, barra dissesto, sia quelli che sono in bonus, devono comunque provvedere al piano del fabbisogno del personale. Piano del fabbisogno del personale che nel 2023 già lo doveva essere dal 2022, però poi ci sono stati degli slittamenti, era un adempimento che è stato stravolto nel 2023 a seguito di quello che l'architetto ci anticipava all'inizio, il PIAO. Il piano integrato attività organizzative. PIAO, che è un documento che, come ben conosciamo, si distingue tra enti con dipendenti inferiori a 50, enti con dipendenti superiori a 50, e come vedremo nel prosieguo, da lì poi scaturiscono tutta una serie di adempimenti, tutta una serie di informazioni che vanno messe a sistema, dice la norma, con quelli che è armonizzati con quelli che sono i documenti programmatici dell'ente. In altre situazioni mi sono trovato con colleghi che mi ponevano il dubbio: ma cosa faccio nel 2023, considerato che il PIAO è un adempimento successivo all'approvazione del bilancio di previsione, perché la norma dice entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. Quindi cosa faccio con il mio fabbisogno del personale? Faccio la delibera solita di adozione del piano del fabbisogno del personale, perché anche su questo c'è stata molta confusione all'interno degli enti, in quanto in precedenza si procedeva con questi
con queste delibere di adozione del piano del fabbisogno del personale, che invece erroneamente erano considerate dai colleghi come approvazione del piano del fabbisogno del personale. Invece quella è una mera adozione, l'approvazione è di competenza del Consiglio e come lo approva il Consiglio? Lo approva all'interno del documento unico di programmazione, considerato che il fabbisogno del personale confluisce all'interno dello schema del DUP, e anche sullo schema di DUP poi il revisore dovrà esprimersi, e quindi anche sulla capacità assunzionale, con il parere sul DUP, veniva assolto, e quindi con l'approvazione del Consiglio l'ente era nelle condizioni di procedere immediatamente con l'avvio di quello che è l'iter assunzionale. Avvio dell'iter assunzionale che è necessario, infatti, tra gli adempimenti previsti, si considerava l'approvazione del DUP, l'approvazione del bilancio, la trasmissione del bilancio e del conto consuntivo alla BIDAP e l'approvazione del piano delle performance. Quindi, come potete ben vedere, gli adempimenti più o meno sono rimasti sempre gli stessi, ma non facciamoci prendere dal timore e dall'ansia dell'introduzione del PIAO, perché in realtà già ante PIAO l'ente era obbligato ad iscrivere nel documento programmatico il fabbisogno del personale, ad iscrivere nel fabbisogno del personale quelle che erano da prima le capacità assunzionali calcolate secondo quello che è il DM del 17 aprile 2020, come vedremo nel prosieguo delle slide, e poi farlo confluire nell'approvazione in consiglio con il DUP. Altra novità che è emersa da ultimo a seguito di una sentenza espressa fine febbraio, inizi marzo 2023, che ha interessato un comune pugliese, e la tempistica in merito all'approvazione del DUP e del bilancio di previsione, se questi due documenti possono essere approvati nella stessa seduta di bilancio, quindi nella stessa seduta di consiglio, è emerso proprio che affinché ci sia la possibilità di approvare il bilancio di previsione, è necessario che ci siano state le linee di indirizzo formulate ex ante all'interno del DUP, che poi confluiranno all'interno del bilancio di previsione. Vediamo tutto ciò che è attinente il piano del fabbisogno del personale, piano del fabbisogno del personale, e soprattutto cosa ci inserisco all'interno di questo piano del fabbisogno del personale. Allora, nonostante il PIAO, quindi ho posto questa domanda tra virgolette provocatoria, è possibile approvare il piano triennale del fabbisogno del personale con una delibera di giunta prima del bilancio di previsione, così come si faceva negli anni scorsi? Quindi, innanzitutto, alla domanda approvare è opportuno, era già opportuno che questa fosse sostituita con il termine adottare il piano triennale del fabbisogno. Prima del bilancio di previsione abbiamo detto che comunque questo andava già confluito all'interno del documento unico di programmazione. La risposta ora con il PIAO è no. Per gli enti sopra 50 dipendenti, l'adempimento è stato soppresso dall'articolo 1,1 del DPR 81-2022. Per gli enti sotto 50 dipendenti si deve applicare l'articolo 6,3 del DM 132-22 relativo all'allegato, che ricomprende l'adempimento all'interno del PIAO. Quindi, adempimento all'interno del PIAO, ma ex ante la manifestazione di volontà da parte dell'organo esecutivo, quindi la giunta, che poi sarà approvato dal consiglio, organo di indirizzo, deve essere riportata all'interno del documento unico di programmazione, sia in forma ordinaria che in forma semplificata. Nell'ipotesi in cui non ci sia questa fattispecie, vi è il divieto di procedere a nuove assunzioni. La semplificazione rispetto al passato, come vedete, il primo vincolo
Quindi il superamento del turnover, il rapporto tra costo delle nuove assunzioni e personale cessato ed introduzione di un macro criterio di prevalutazione della salute finanziaria dell'ente. Salute finanziaria dell'ente che è necessaria sempre tenere presente, proprio perché molto spesso si confondono due concetti fondamentali. Uno è la capacità assunzionale, l'altra è la sostenibilità della spesa. Allora io sulla sostenibilità della spesa ho delle grosse riserve e sollecito i colleghi operatori a porre molta attenzione a quella che è la spesa, considerando, come dico sempre in modo sarcastico, l'assunzione di personale corrisponde a un mutuo di una doppia durata, considerato che i mutui per cassa depositi hanno una durata massimo ventennale, l'assunzione di personale ha una durata di almeno 40 anni, considerato i livelli pensionistici di oggi. Di conseguenza bisogna prestare molta attenzione a quelle che è la sostenibilità della spesa, seppur lenta, ha una capacità finanziaria elevata. Capacità finanziaria elevata che mi verrebbe da dire nel triennio precedente, un triennio precedente che è stato inflazionato. Triennio precedente inflazionato proprio perché il criterio nuovo della capacità assunzionale, articolo 33 del DL 34 2019, quindi che è stata, diciamo, completata dal DM del 17 marzo 2020, che ha fissato le soglie per le fasce demografiche e la decorrenza dal 20 di aprile, tiene conto dell'ultimo triennio delle entrate dei primi tre titoli e prende come base di riferimento la spesa sostenuta del personale 2021 al netto dell'IRAP. Allora, le domande che ci dobbiamo porre sono più di una. Allora, innanzitutto, noi siamo in una situazione che nel fare il bilancio 2023 dobbiamo tener conto delle entrate del rendiconto 2019, 2020 e 2021, tenendo conto che il rendiconto 2022 non l'abbiamo ancora approvato. Di conseguenza prendiamo come base di riferimento le entrate di questi tre titoli, come dice la norma, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità, al netto del fondo crediti esigibilità iscritto a bilancio di previsione. E anche su questo io suggerisco, in un'ottica prudenziale, di inserire il valore assestato nell'eventualità in cui a seguito di rideterminazione degli equilibri, specie negli enti che avvertono questa necessità, sia stato calibrato anche il fondo crediti di dubbia esigibilità. Quindi andrei a riprendere quel fondo crediti di dubbia esigibilità, non dello stanziamento iniziale a bilancio di previsione, bensì iscritto come fondo crediti assestato, e poi vado a prendere come base di riferimento la spesa del personale 2021. Allora, triennio 19-20-21, entrate titolo primo, titolo secondo e titolo terzo. Sappiamo che le entrate del titolo primo, titolo secondo e titolo terzo, ma soprattutto quelle del titolo secondo, sono state, come ho utilizzato il termine prima, inflazionate, proprio perché contengono al proprio interno dei dati, o meglio delle entrate, che non possiamo definire fisse e ricorrenti. Considerato che ci sono stati tutti i trasferimenti connessi con il Fondo per le Funzioni Fondamentali, che in un'ottica, spero migliorativa, della pandemia Covid, sono delle entrate che non si ripeteranno più all'interno dei bilanci degli enti. E quindi oggi andare a tarare l'assunzione di personale
su delle entrate che non sono fisse e ricorrenti, quindi che non si ripeteranno in modo ciclico, noi ci troviamo ad assumere personale tenendo conto di entrate che non si realizzeranno più nel 2023, più nel 2024 e a seguire. Di conseguenza è abbastanza pericoloso, specie per gli enti che hanno una sostenibilità della spesa in bilico, non tener conto, dico extra contabilmente, perché comunque il calcolo della capacità assunzionale deve essere secondo quelli che sono i dettami definiti dal DM 17 marzo 2020, quindi come ve l'ho descritto poc'anzi, però siate critici, soprattutto perché, come vi dicevo poc'anzi, è una sostenibilità della spesa nel tempo. Quindi io suggerirei, in un'ottica collaborativa e consulenziale, di extra contabilmente, quindi da buon ragionieri, di prendere le entrate presenti nei titoli, nel titolo secondo, quindi entrate connesse con l'emergenza Covid che hanno impattato sul 2020 e sul 2021, extra contabilmente le toglierei e vedrei effettivamente qual è, tolte queste entrate, quelle che sono le effettive capacità dell'ente. Effettive capacità dell'ente tenendo comunque conto della potenziale perdita massima di gettito che è derivata comunque dall'emergenza Covid. Quindi andrei a non sarei troppo severo con me stesso, ma al tempo stesso sarei più prudente nel tener presente effettivamente quelle che sono le entrate che sono collegate ai trasferimenti Covid. L'altra domanda che mi farei e che io prendo come base di riferimento la spesa sostenuta nel 2021. Supponiamo che nel 2022 l'ente abbia fatto un'assunzione di personale senza che abbia tenuto conto, o meglio, abbia fatto un'assunzione di personale tenendo conto di quelli che erano le entrate precedenti, quindi 18, 19 e 20, e spese del personale 2020. Oggi che io vado a considerare queste capacità assunzionali, sempre extra contabilmente, nel momento in cui io mi andrò a sedere con la giunta al fine di poter definire quelle che sono le figure sulla base delle capacità assunzionali da me determinate secondo il criterio del 20 aprile, con decorrenza 20 aprile 2020, con il DM del 17 aprile, del 17 marzo, io andrei proprio eliminare quelle che sono le assunzioni che sono state fatte antecedentemente non ricomprese nel macro aggregato della spesa a rendiconto 2021, onde evitare che l'ente tenga al di fuori una spesa che nel macro aggregato 101 del conto consuntivo 2020 non c'era, nel 2021 nemmeno, ma io la comincio a sostenere nel rendiconto 2022. Quindi siamo molto cauti anche soprattutto per gli enti che soffrono di crisi finanziaria o quelli che hanno, diciamo, degli equilibri labili, siamo molto cauti nel tener presente che ci sono delle entrate sui primi tre titoli che non hanno il carattere di entrate ricorrenti, e dall'altro lato teniamo bene a mente che se ci sono state delle assunzioni intercorse successivamente all'anno di riferimento sul quale che andiamo a prendere come base di riferimento per il calcolo della capacità assunzionale, queste devono essere decurtate in quanto la spesa comunque è in itinere. A questo, diciamo, bisogna tener presente quello che abbiamo detto come sostenibilità della spesa. Quindi sostenibilità della spesa, che purtroppo
in un periodo come quello che stiamo attraversando, dove si avverte una notevole riduzione delle entrate correnti, quindi titolo primo, entrate tributarie, in quanto la percentuale di evasione cresce, soprattutto alla luce di quelli che sono gli aumenti spropositati che le famiglie sono costrette a subire, ci troviamo in una realtà un po' duplice, dove il cittadino si trova al bivio tra il pago le utenze, pago imposte e tributi comunali. Quindi sceglie, ahimè, di pagare purtroppo le utenze, in quanto comunque l'atare comunque ha una ciclicità in genere quinquennale per la prescrizione, comunque poi è assoggettata ai continui condoni, che sicuramente non aiutano, chiamiamoli condoni come chiamiamoli con il termine esatto, rottamazioni periodiche che vengono previste all'interno delle leggi di bilancio, che comunque non aiutano sicuramente le casse dell'ente locale e quindi comportano un aumento della evasione tributaria, quindi una riduzione delle entrate e una capacità molto ridotta di assunzione. Quindi gli enti che rispettano, proviamo a vedere, perché l'altra volta purtroppo ho dimenticato poi di rispondere alle domande. Allora, a legislazione vigente nel DUP, cosa rimane del fabbisogno del personale? Allora, nel DUP deve essere inserito tutto quello che antecedentemente veniva fatto con una delibera di giunta a parte di adozione di quello che era il fabbisogno del personale, e quindi ci andrà riportato il classico filettino in Excel di calcolo della quantificazione della capacità assunzionale, e dall'altro lato ci andranno inserite quelle che sono le assunzioni a tempo determinato, le assunzioni a tempo indeterminato, le cessazioni a tempo indeterminato e l'utilizzo delle risorse da turnover, come vedremo più avanti, e come queste impattano a seguito della circolare RGS. L'altra collega ci chiede: buongiorno, se ho già approvato DUP e bilancio 23-25, all'interno dei quali è contenuto il piano del fabbisogno, devo attendere l'approvazione del PIAO per procedere a nuove assunzioni? Il parere del necessario? Allora, il parere del revisore, se è stato espresso già all'interno del DUP, è ultroneo, quindi di conseguenza non è necessario più che lo stesso, che il revisore vada a rilasciare alcunché in merito. Invece, per quanto riguarda le nuove assunzioni, è necessario che ci sia comunque l'approvazione da parte della giunta del PIAO, però la procedura può essere comunque avviata, tanto l'obbligazione giuridica si perfezionerà nel momento in cui viene ad essere stipulato il contratto individuale di lavoro. Di conseguenza si può avviare la procedura, non si può concludere con la stipula del contratto se non in presenza di PIAO. Quindi, detto questo, gli enti che rispettano le precitate disposizioni, quindi se possono utilizzare i residui calcolati secondo il metodo previgente, quindi proprio quello che dicevamo dei residui, dei resti assunzionali derivanti dalle annualità precedenti, in questo caso dall'annualità dal quinquennio 14-19 nella redazione del piano del fabbisogno 23-25 da iscriversi all'interno del DUP, lo ripeto nuovamente, quindi all'ultimo quinquennio, quindi il quinquennio da prendere come base di riferimento è 14-19 e non ancora spesi, di fatto incrementano i propri spazi assunzionali. Gli enti che non rispettano, quindi che non sono virtuosi, le soglie di virtuosità fissate per la specifica fascia demografica determineranno le proprie capacità assunzionali col metodo del turnover nella misura fissa, così come stabilito dall'articolo 3,5 del decreto legge 90-2014, che prevede il 100% del costo del personale cessato, adeguandole
alle disposizioni di quanto stabilito dal DM 17 marzo 2020, che prevedono per il caso in specie una progressiva riduzione della spesa di personale rispetto alle entrate correnti. Quindi, nell'ipotesi in cui l'ente si trova in una situazione di non rispetto di quelle che sono le soglie di virtuosità, l'ente è costretto a ridurre, quindi andando ad erodere queste capacità assunzionali, man mano che non si raggiunge la soglia di virtuosità. La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del maggio 2020 chiarisce che gli enti possono operare sia sulla leva delle entrate sia della spesa del personale, eventualmente applicando anche un turnover inferiore al 100% per convergere nel tempo, al massimo nel 2025, al valore soglia. Quindi quello che bisogna prestare molta attenzione è appunto quello di sia da un lato di non essere definiti enti non virtuosi e quindi andare a sforare la soglia, ma soprattutto dall'altro lato curare molto bene la sostenibilità della spesa. E vi ripeto, la sostenibilità della spesa è opportuno che venga quantificata tenendo conto di quelle che sono le entrate aventi carattere straordinario, quelle che dicevamo prima, entrate derivanti da Covid, e soprattutto verificare se ci sono state delle assunzioni intercorse successivamente, o meglio nell'anno immediatamente precedente, che non rientrano nel limite di spesa 2021, e queste potrebbero essere gravi problemi, perché la norma e la circolare suggeriscono quella che possa operare sulla leva delle entrate. Sulla leva della spesa del personale, ove già il comune si trovi all'osso a livello di ex dotazione organica, quindi a livello di persone presenti all'interno del comune a tempo indeterminato, perché stiamo avvertendo molto all'interno degli enti che si sta facendo a volte un ricorso anche spasmodico a quello che è l'affitto di personale, passatemi il termine barbaro, il cosiddetto rent a person, come dicono gli inglesi, quindi il ricorso alle agenzie interinali, senza tener presente che questo ricorso alle agenzie dell'interinale ha un carattere di straordinarietà per determinati obiettivi, ma sto notando che all'interno degli enti sta diventando quasi una prassi normale quella di avvalersi di questo personale. Personale il cui costo, o meglio la cui spesa, rientra all'interno dei limiti della capacità assunzionale, quindi deve essere detratta dei limiti della capacità assunzionale, ma vedremo meglio come questo vada detratto. Allora, quindi la circolare del 13 maggio, gli indirizzi applicativi. Quindi i comuni possono assumere personale a tempo indeterminato nel limite complessivo non superiore ad un valore soglia definito come percentuale differenziata per fascia demografica della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto dell'FCT assestato, vedete l'ho modificato rispetto a quello che è la norma, ma è solo per una questione di prudenza, perché comunque nessuno vi dirà che l'aver considerato l'FCT assestato, che va a ridurre, seppur lievemente, quella che è la capacità assunzionale dell'ente, possa essere classificato come errore. È solo, diciamo, una situazione di prudenza, perché se all'interno dell'anno si verifica la necessità di andare ad incrementare l'FCT, è opportuno, al fine di garantire gli equilibri e il permanere degli equilibri nel tempo, che questi vengano ad essere considerati come FCT assestato, nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa del personale.
Quindi la centralità delle entrate correnti, la media dei tre rendiconti e della spesa di personale ai fini della determinazione del grado di virtuosità. Quindi abbiamo comuni con bassa incidenza della spesa del personale, questi possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato, fino ad una spesa complessiva non superiore al valore soglia. Comuni che hanno una media incidenza della spesa del personale, questi devono usare parsimonia e non peggiorare il valore dell'incidenza. Comuni con elevata incidenza devono attuare politiche di contenimento della spesa del personale in relazione alle entrate correnti. E qui vi pongo una, diciamo, provocazione che mi verrebbe a seguito di questo punto 3. Proprio perché se ormai l'ente ha, diciamo, ha purtroppo fatto la frittata, passatemi il francesismo, di aver sforato anni addietro e di non aver tenuto conto di quelli che sono i limiti, che erano i limiti 2011-2013 per i comuni superiori a 1.000 abitanti, ora che l'ente si trovi in una situazione di sforare questa spesa, io non so come il comune possa contenere questa spesa del personale. L'altra leva che avrà è quella comunque di mantenere, di mantenere ferma la spesa del personale e agire su quelle che sono le entrate dei primi tre titoli. Entrate dei primi tre titoli, quindi avrà solo il modo di o elevare, se già non l'ha fatto, le aliquote o le tariffe, e quindi portare al massimo aliquote e tariffe, oppure, diciamo, dall'altro lato, aumentare l'attività accertativa, anche se l'attività accertativa ha comunque un lasso di tempo limitato, perché poi comunque il periodo dell'attività accertativa, se lo incremento man mano, si accorcia e quindi avrò solo un beneficio e un palliativo momentaneo, ma non è una situazione di stabilità che me lo garantisce all'interno di tutto quello che è la durata della vita lavorativa di un dipendente all'interno dell'ente. Quindi la raccomandazione fondamentale, specie per gli enti che hanno già degli equilibri labili, è quello di porre la massima attenzione, la massima centralità sul concetto di sostenibilità della spesa, perché ci possiamo trovare in delle situazioni che l'ente abbia tanta capacità di spese del personale, ma difficoltà nella quadratura di quello che è il bilancio. E infatti mi sono trovato in enti che mi dicevano: sì, ma io ho tanta capacità assunzionale, ma ho difficoltà nel quadrare il bilancio. Di conseguenza, l'unica voce sulla quale posso andare ad incidere, considerato che proprio stamattina vedevo i dati di un ente dove ho fatto mettere a confronto le utenze 2019 rispetto all'impegnato 2019 rispetto all'impegnato 2022, dove c'è stato un incremento del 220% di quelle che erano le spese sostenute nel 2019 rispetto a quelle del 2022, e di conseguenza il comune mi chiedeva come posso cercare di mantenere gli equilibri. Ahimè, le uniche scappatoie sui quali possiamo purtroppo agire sono, da un lato, la riduzione della spesa del personale, dall'altro la riduzione di tutto quello che è la spesa sociale, la spesa nei limiti del tessuto sociale nel quale vive e nel quale l'ente opera, e le manifestazioni turistiche, manifestazioni estive, manifestazioni teatrali. Quindi purtroppo mettere mano a quello che è la cultura. Queste sono le uniche voci, perché per il resto la spesa di un ente locale
è ben zavorrata di circa l'80-85%, quindi anche i margini di operatività da parte della giunta di quelle che sono le risorse presenti all'interno dell'ente vanno comunque sempre più ad essere ridotte. Proviamo insieme a fare il piano del fabbisogno del personale, che vi ripeto, lo continueremo a chiamare piano del fabbisogno del personale, ma che va riportato all'interno del DUP o DUPS. Allora, dobbiamo tenere presente, abbiamo detto, il calcolo credo che sia abbastanza chiaro, tanto ci aiutano molto spesso anche file in Excel rudimentali. Per quanto riguarda il calcolo, le attenzioni da porre le abbiamo già rimarcate più volte, quindi vado avanti. Vediamo quali sono gli altri allegati che devono essere riportati all'interno del DUP, né per quanto concerne la sezione fabbisogno del personale. Allora, bisogna tenere presente il personale a tempo indeterminato. E per il personale a tempo indeterminato, i limiti sono questi che abbiamo visto, dove vengono individuati sulla base di valori soglia e distinti tra comuni che rientrano in fascia bassa, in fascia media e in fascia elevata. Dall'altro lato, dobbiamo tenere presente del personale a tempo determinato. Personale a tempo determinato, il cui limite è rimasto inalterato, che è quello del DL78-2010. Quindi, limite del personale a tempo determinato che oggi considera il valore del 50% di quello che era la spesa, sostenuta nell'anno 2009. Quali sono le figure che rientrano all'interno del limite del personale a tempo determinato? Allora, innanzitutto abbiamo lo scavalco condiviso, lo scavalco d'eccedenza, stiamo esaminando quali possono essere le modalità assunzionali all'interno dell'ente come figure a tempo determinato. Quindi abbiamo detto scavalco condiviso, scavalco d'eccedenza, 110 personale interinale. Non rientra in questa forma quella, diciamo, possibilità, spero quanto più marginale possibile, di avvalersi di servizi che in realtà poi si configurano come somministrazione di lavoro. E quindi questa la vorrei tenere come forma esclusa, sia diciamo come impatto sociale, ma sia perché questa è diciamo una spesa che non deve essere inserita e annoverata tra spese del personale a tempo determinato, in quanto rientra all'interno del macroaggregato 103-104, quindi nei servizi, e non rientra nel macroaggregato 101. Di conseguenza, quello che è necessario tener presente, quindi, è quello che rientra nel macroaggregato 101, a cui si aggiunge anche lo staff del sindaco, articolo 90 del TUOL. Allora, scavalco condiviso, articolo 14 CCNL 2004, quindi all'interno delle 36 ore. In questo caso, essendo scavalco condiviso, questa spesa non rientra all'interno dei limiti previsti, non rientra all'interno dei limiti previsti dal decreto legge 78-2010. Scavalco d'eccedenza, quindi il vecchio comma 557, quindi oltre le 36 ore, rientra nel limite 78-2010, ergo
deve essere riportata all'interno del fabbisogno del personale ed è assoggettata al limite. Articolo 110, quindi assunzione 110, bisogna scindere se trattasi di comma 1 e comma 2. Nell'ipotesi di intradotazione organica non è assoggettato al limite, oltre dotazione organica è assoggettata al limite. Spese per affitto di personale, come dicevamo poc'anzi, quindi ipotesi di agenzie di lavoro, queste sono assoggettate al limite del decreto legge 78-2010. Staff del sindaco assoggettati ai limiti, quindi articolo 90 del testo unico, assoggettati ai limiti del DL 78-2010. Quindi abbiamo considerato e sviscerato tutte quelle che sono le possibili fattispecie di assunzioni a tempo determinato che sono assoggettate al limite del DL 78. A questo però c'è da aggiungere che gli anni 22 e 23 sono degli anni, tra virgolette, particolari, perché oltre ad essere stati, diciamo, gli anni oggetto di Covid, sono anche gli anni nei quali sono partiti anche i finanziamenti PNRR. Finanziamenti PNRR che hanno, come vedremo più avanti, dato la possibilità agli enti locali, proprio per il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi PNRR, considerati anche gli enti che si trovano in situazione di riequilibrio o di dissesto, hanno dato la deroga anche a questi enti nella possibilità di poter assumere personale proprio perché trattasi di personale che non rientra all'interno di. Alla stessa stregua, personale che comunque è da tenere sotto controllo è quello relativo anche all'assunzione di personale stagionale, quindi vigili stagionali finanziati con i proventi del codice della strada 208 e 142 del codice della strada. Anche in questo caso trattasi di personale che è assoggettato al limite, seppur la copertura finanziaria rinviene dai proventi contravvenzionali. Devono essere esposti all'interno della programmazione del fabbisogno del personale e sono assoggettati ai limiti. Quindi abbiamo due forme di assunzioni in deroga. Una ha riguardato tutto lo stivale, l'altra ha riguardato solo centro e sud dello stivale, riguardano le assunzioni dei tecnici FT, FG, FI. Quindi i tre profili previsti dall'Agenzia per la coesione territoriale, ricorderete bene il bando di 2.800 tecnici al sud, molti dei tecnici non hanno dato la disponibilità all'interno dell'elenco che gli era stato sottoposto degli enti presso i quali potevano svolgere l'attività, e quindi la stessa Agenzia per la coesione territoriale si è trovata nell'ipotesi maldestra di dover assegnare le somme agli enti locali. Gli enti locali dovranno svolgere la procedura concorsuale o paraconcorsuale, in quanto trattasi prevalentemente di una procedura che consiste in una valutazione titoli, un colloquio attitudinale, una procedura del tutto semplificata, quindi che non necessita dell'ausilio e del supporto di società specializzate esterne per la somministrazione di test e quesiti in forma sintetica, in quanto è un colloquio attitudinale. È una procedura abbastanza snella anche per quanto concerne la tempistica, ma soprattutto è una procedura che consente anche agli enti che si trovano in una situazione borderline nella gestione finanziaria, quindi che attraversano un periodo di criticità, a poter derogare rispetto a quelle che sono le capacità assunzionali.
I tre profili sono l'FT, quindi il profilo tecnico, l'FG, il profilo di rendicontazione, l'FI, il profilo informatico. L'FI, profilo informatico, se non ci sono enti che appartengono all'Unione di Carboni Iglesias della Sardegna, perché hanno riguardato prevalentemente solo alcuni enti di quest'Unione, gli altri due profili potete tranquillamente scaricare dall'Agenzia per la Coesione Territoriale i due elenchi FT ed FG, vedere se il vostro comune è beneficiario di queste somme. Se è beneficiario di queste somme, potete procedere con una procedura di selezione abbastanza semplicistica e quindi beneficiare di circa 38.000 euro all'anno, e quindi 115.000 euro su tre annualità, sino all'esecuzione di quello che è il PNRR, quindi fino a massimo il 31/12/2026. Queste non bisogna darne cenno all'interno del piano del fabbisogno del personale. Vi suggerisco solo che ci sia un atto di indirizzo da parte della Giunta per quanto riguarda la definizione del profilo, se un profilo middle o un profilo junior, perché poi da quello discende il costo giornaliero definito sempre all'interno del manuale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, e da quelle ne derivano anche il numero delle giornate che il soggetto dovrà prestare presso l'ente. Trattasi di assunzioni che non sono oggetto del limite, e quindi assunzioni che vi invito a verificare se rientrate, ad attivarvi e quindi a procedere in tempi stringenti. Procedere in tempi stringenti sempre comunque nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, in quanto comunque non sono somme che possono essere non oggetto di iscrizione sia in entrata che in uscita, seppur a totale copertura, all'interno del bilancio di previsione 23-25. Dubbi, chiarimenti su questo profilo di FT ed FG? Allora, la spesa del personale a tempo determinato del 2009 è la spesa sostenuta al 31/12/2009, rinvenibile dal conto consuntivo 2009. Mi viene chiesto, potrebbe ripetere lo scavalco? Allora, per quanto riguarda lo scavalco, bisogna distinguere lo scavalco d'eccedenza dallo scavalco in condivisione. Lo scavalco d'eccedenza è quello che va oltre le 36 ore, quindi riguarda i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che possono attivare, quindi è il comune accettante che deve avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nello scavalco d'eccedenza la spesa rientra all'interno del limite, come dicevamo poc'anzi, della spesa a tempo determinato. Invece nel caso dello scavalco condiviso, articolo 14 CCNL 2004, la spesa non vi rientra, in quanto si ragiona con un livello di spesa macroaggregato, perché quello che viene ad essere ridotto in un ente viene sostenuto e coperto dall'altro, di conseguenza io mi trovo in una situazione che ho in un caso o nell'altro il totale della spesa è sempre lo stesso, quindi non mi trovo in una situazione di scavalco di eccedenza, perché con lo scavalco di eccedenza l'ente rilascia solo il nulla osta al dipendente e non va a stipulare una convenzione come nel caso di scavalco condiviso per l'utilizzo, dove vengono definite il numero delle ore dello scavalco, in cosa consiste l'attività del dipendente che tra virgolette viene prestato in scavalco condiviso e come si vanno a ripartire gli oneri all'interno dello scavalco condiviso. L'altra fattispecie che molto spesso mi viene chiesta su questa tematica è se i rimborsi delle spese di viaggio sono oggetto di scavalco condiviso sì, scavalco d'eccedenza no. Nello scavalco condiviso, se il dipendente si sposta
all'interno della stessa giornata, ad esempio la mattina sta nel comune X, il pomeriggio va nel comune Y, in questo caso lo spostamento tra i due comuni, gli deve essere riconosciuto il disagio, tra virgolette, correlato con le spese di viaggio calcolate nei limiti di quello che è lo scavacco dei segretari. Nel caso invece di, scusate, la convenzione dei segretari, nel caso in cui invece parliamo di scavalco per eccedenza oltre le 12 ore, non sono dovute le spese di viaggio. L'altra domanda, segretario comunale, tecnico geologo o eterofinanziato come gli assistenti sociali, su questa le chiedo di fornire meglio chiarimenti perché non mi è chiara la domanda. Se nel 2009 non ho sostenuto costi di spese di personale a tempo determinato, il limite purtroppo è zero perché non ho la possibilità di poter assumere a tempo determinato, considerato che nel 2009 questo era il limite e quindi non può essere considerato. Se la collega Buschiazzo, se mi può dettagliare meglio, poi alla fine del webinar, semmai proviamo a darle il riscontro. Allora, quindi ci troviamo che per la spesa del personale si intendono tutti gli impegni di competenza per il periodo a tempo indeterminato e determinato per COCOCO, per somministrazione di lavoro, per incarichi 110, nonché tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture, organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all'ente, all'ordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato. Vanno neutralizzate sia come spesa che come entrata le assunzioni eterofinanziate, ad esempio finanziamenti, forse la collega si riferiva a questo, ad esempio finanziamenti comunitari o privati, rimborsate, spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni, per le quali è previsto il rimborso delle amministrazioni utilizzatrici, spese finanziate con i proventi del codice della strada. Come vedete, forse era questa la domanda a cui la collega si riferisse, questa delle spese eterofinanziate, in questo caso avremmo l'entrata al titolo terzo e la spesa al titolo primo, quindi essendo entrate e spese che vanno a compensazione, si potrebbero neutralizzare queste due spese, ma al tempo stesso, se l'importo sia al numeratore che al denominatore resta sempre lo stesso e comunque i rimborsi da personale in convenzione, quindi che vengono da amministrazioni pubbliche, non rientrano all'interno del prospetto del fondo del crediti di dubbia esigibilità, di conseguenza se li lascio nulla mi succede come quantificazione della capacità assunzionale, perché comunque il limite resta sempre lo stesso perché si neutralizzano appunto matematicamente tra numeratore e denominatore. Me la deve spiegare meglio poi alla fine del quando siamo nella parte delle domande, me la chiarisce un po' meglio. Allora, la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate relative agli ultimi tre rendiconti approvate, abbiamo detto al netto dell'FCD assestato nel bilancio di previsione relativa all'ultima annualità considerata rispetto alle annualità che concorrono. Quindi vi ho fatto l'esempio che già vi ho abbondantemente anticipato, quindi non ci sono problemi. Vediamo a questo punto la determinazione delle unioni di comune. Non so se diciamo all'interno dei partecipanti ci sono unioni di comune, però vediamo come poter trattare la parte relativa alle unioni di comune. La parte relativa alle unioni di comuni, quindi con riguardo alle unioni di comuni, si è manifestata, perché molto spesso le unioni di comuni si trovano nella situazione dove si dice ma io come unione di comuni
anche a seguito di quello che è l'articolo 33 del decreto legge 34-2019, in quale delle situazioni io mi trovo? Mi trovo nella situazione, situazione di essere nel contesto di popolazione, visto che vengo individuata per fascia demografica, mi trovo nella situazione di essere come sommatoria della popolazione, oppure io ho un limite diverso? Quindi, con riguardo all'Unione dei Comuni, si è, diciamo, venuta a manifestare proprio questa necessità. Si è espressa la sezione autonomie della Corte dei Conti, attivata dalla sezione di controllo della Lombardia con delibera 4/2021, circa la possibilità di considerare, ai fini del valore soglia di cui al DPCM, le entrate correnti dell'Unione al netto dei trasferimenti dei comuni verso l'Unione medesima, nonché quale fascia demografica assegnare all'Unione. La sezione autonomie, con delibera numero 4 del 2021, ha stabilito che le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermo restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata. Quindi, cosa ha voluto dire in questo caso la sezione autonomie con questo a capo? Ha voluto dire che gli enti che fanno parte dell'Unione possono cedere capacità assunzionale all'Unione senza alcun problema, quindi la loro capacità assunzionale la possono cedere all'Unione. Dall'altro lato, dice, la norma fa espresso riferimento alle unioni o convenzioni di cui al comma 28, che prevede l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali da parte dei comuni fino a 5.000 abitanti o 3.000 se appartenenti a comunità montane. Quindi dispone che le unioni, che per le unioni si applica l'articolo 42, scusate, l'articolo 32 del testo unico, il comma 5 dispone che, fermi restanti i vincoli previsti, a decorrere dall'anno 2016, le unioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente. La sezione si sofferma quindi sul contenuto della richiesta, rilevando che i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, indicati dall'articolo 32 del TUE, sono quelli di cui al comma 229 della legge di bilancio 2016, disposizione non espressamente abrogata e che costituisce norma speciale applicabile alle unioni dei comuni quanto ai vincoli assunzionali. Quindi, difatti, prosegue la sezione, la successiva modifica non menziona tra i destinatari della normativa le unioni di comune, d'altronde i parametri e le soglie indicate dal decreto legislativo sono tarati sui bilanci dei comuni e non possono riferirsi alle unioni. È del tutto evidente che l'applicazione diretta del decreto ministeriale alle unioni determinerebbe un regime peggiorativo della spesa a fronte della non sovrapponibilità dei valori soglia individuati dal DM con i dati di bilancio delle unioni. E quindi un'integrazione a ciò è stata fornita con la delibera numero 5 del 17 gennaio 2022 della sezione di controllo Veneto, che, dopo aver ricordato il principio di diritto espresso dalla sezione autonomia, afferma che l'Unione, ai fini dell'assunzione, oltre a quanto disposto, può valersi, come vi dicevo poc'anzi, degli spazi assunzionali ceduti dei comuni virtuosi. Quindi la prima regola è che loro possono avvalersi del 100% del personale cessato, a cui può essere aggiunto quello che le cessioni di parti di capacità assunzionali per gli enti virtuosi verso l'Unione. Quindi, affinché
l'Unione possa mantenere una propria, un proprio regime, è necessario quindi che i comuni contribuiscono cedendo capacità assunzionale. In questo caso, precisa la sezione, vengono assunte dall'Unione anche le due conseguenze degli spazi assunzionali aggiuntive, ossia da un lato la deroga ai commi 557 e 562 la possibilità di adeguamento del limite dal trattamento accessorio. Rimane inteso che dette assunzioni potranno avvenire a condizione che i comuni ne tengano conto come se si trattasse di maggiore spesa propria, quindi rinunciando al proprio spazio assunzionale. Vedo che sono arrivate altre domande, vediamo se c'è qualcosa. Quindi lei sta parlando in entrambi i casi, parlo con la collega Buschiazzo, in entrambi i casi sta parlando di convenzioni, quindi da un lato il segretario, dall'altro lato il geologo. In questo caso lei, diciamo, in un caso è una convenzione a 18 ore, dall'altro lato è una convenzione più bassa perché è al 30%, quindi diciamo saranno 24 e 12, se la matematica non mi inganna, saranno 24 e 12, di conseguenza dice io vado a ricevere meno. L'abbiamo visto in quel caso, l'abbiamo visto nella slide precedente, la neutralizzazione di queste somme, sia per convenzioni sia nell'ipotesi in cui di comando. Invece, per quanto riguarda l'assistente sociale, ci dice che sostiene interamente il costo e sicuramente le sarà rimborsato dai piani di zona, perché un rapporto abitanti-assistenti sociali ritenuto premiante. Anche in questo caso, trattandosi di somme che rinvengono da soggetti terzi, anche in questo caso, queste, diciamo, sono delle somme che vanno neutralizzate, come descritto meglio nella slide precedente. Se non ci sono, diciamo, altri chiarimenti, altri dubbi per quanto riguarda l'unione dei comuni, che è comunque diciamo una fattispecie che mi auguro abbiano la loro durata, perché hanno comunque una funzionalità importante, specie nei contesti dove sussistono comuni di piccole dimensioni, quindi aggregandosi si riesce sia ad offrire i servizi corretti, sia dall'altro lato è una situazione che aiuta molto gli enti anche per quanto riguarda le gare, soprattutto, o piuttosto che procedure concorsuali, quindi tutto quello che può essere aggregato. L'altra novità, quindi, che è stata introdotta nel 2023 per quanto riguarda quindi le capacità assunzionali, è relativa, seppur è una fase successiva a quella della quantificazione della capacità assunzionale, è il IMPA. IMPA quindi è la novità che è stata introdotta già dal decreto PNRR 2. Quindi vado a memoria, dovrebbe essere il 36-2022, il decreto legge 36-2022, che ha previsto che la Gazzetta Ufficiale, titolava qualche testata giornalistica, va in pensione. Quindi in questo caso bisogna comunque tener presente che cambia anche la modalità assunzionale, perché cambia questo incrocio tra domande e offerta. Tra domanda e offerta di personale, e il tutto avviene con questo scambio all'interno di questo portale IMPA, che è un portale obbligatorio dal 1 gennaio 2023 e su cui devono essere pubblicati e il comune deve acquisire anche la candidatura da parte del candidato, appunto l'istanza la deve ricevere dal candidato tramite il portale IMPA, e quindi la Gazzetta Ufficiale va in pensione, ma per chi per i fedelissimi di chi era abituato alla Gazzetta Ufficiale, può continuare
trasmettere gli atti, però quello che vale è la pubblicazione su INPA, resta valido comunque la pubblicazione all'albo pretorio in amministrazione trasparenti nella sezione bandi di concorso. Quindi resta tutto più o meno inalterato rispetto a quello che era in precedenza con la Gazzetta Ufficiale. Era doveroso fare questo breve inciso con la novità 2023 proprio perché dobbiamo comunque abituarci ad una nuova veste che non è più quella della Gazzetta Ufficiale, bensì questa di questo portale INPA, dove c'è questo incontro tra domanda e offerta di lavoro all'interno della pubblica amministrazione, quindi dove vengono pubblicate tutte le varie procedure, quindi sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, e qui vedremo anche questa possibilità che è stata data sempre per quanto concerne delle assunzioni in deroga rispetto a quelli che sono i limiti 2009 da un lato, dall'altro lato, quindi 2009 da un lato, dall'altro lato i limiti previsti dal DM 17 marzo 2019, quindi tutti quelli che sono i limiti, questa è un'assunzione che va in deroga. L'articolo 31 bis del decreto 152 2001, che ha previsto, da prima l'articolo 1 del decreto legge 80 2021, che ha previsto la possibilità per tutti gli enti locali coinvolti nell'attuazione del PNRR di effettuare assunzioni a tempo determinato e conferire incarichi di collaborazione a valere sulle risorse PNRR. Vi ricorderete sicuramente 30 milioni di euro da distribuirsi tra i comuni per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato PNRR. L'articolo 31 bis ha ampliato i vincoli finanziari al lavoro flessibile per consentire ai comuni assunzioni a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio. Quindi possiamo oggi affermare, sottolineare e ribadire che anche se ci sono degli enti lì che si trovano in una situazione precaria di equilibrio finanziario, possono tranquillamente procedere, bandire queste che sono queste due deroghe che vengono date e non hanno alcun problema. Queste devono essere comunque, poi come vedremo più avanti, non sono sottoposte, ma va data comunicazione alla Commissione per la stabilità, che chiameremo secondo l'acronimo COSPEL, lo vedremo più avanti, che l'adempimento a cui sono assoggettati gli enti che si trovano in piani di riequilibrio o l'ente che si trova in una situazione di dissesto finanziario. Quindi l'articolo 1,562 della legge di bilancio 2022 ha escluso la spesa per le assunzioni a tempo determinato necessarie alle città metropolitane per l'attuazione di progetti PNRR dai limiti dell'articolo 33 del decreto legge 34 2019 e commi 557 della legge 296 2006. Il decreto legge 9 giugno 2021, recante le misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR per l'efficacia della giustizia, ha introdotto una pluralità di misure straordinarie volte a consentire il potenziamento della capacità amministrativa di tutte le PA coinvolte nell'attuazione del PNRR. Tra queste spicca la possibilità di effettuare assunzioni straordinarie a tempo determinato e conferire incarichi di collaborazione attingendo dalle risorse del PNRR. Ha introdotto quindi la possibilità per le amministrazioni titolari dei singoli interventi di imputare nel relativo quadro economico del progetto i costi per il personale assunto a tempo determinato e specificatamente destinato
a realizzare i progetti di cui le medesime amministrazioni hanno la diretta titolarità di attuazione. È stata eliminata l'autorizzazione preventiva per le spese di personale inserite nei quadri economici e si è affidata ad apposita circolare del MEF il compito di stabilire la modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni interessate possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del tempo. Resta di conseguenza sottoposta a verifica preventiva da parte dell'amministrazione centrale titolare dell'intervento solo l'ammissibilità delle ulteriori spese del personale a carico del PNRR diverse da quelle inserite nei quadri economici con modalità demandate ad apposita circolare. Le modalità attuative dell'articolo 1 sono quelle che sono state definite dalla circolare 4/2022 della Ragioneria Generale dello Stato. Vediamo se c'è qualche domanda. Allora, la domanda che mi viene fatta è anche per le assunzioni 2023 già previste nel fabbisogno 2020, bisogna aspettare l'approvazione del bilancio? Assolutamente sì, perché come vi dicevo, tra gli adempimenti vi è la, quindi la procedura può essere tranquillamente avviata avvalendosi di quello che è il piano del fabbisogno del personale 22-24, mi auguro che sia l'annualità 2022 sulla quale sono state previste queste figure, perché se sono delle figure previste nell'annualità 2023, no. Se sono delle figure previste nell'annualità 2022, sì. Se sono figure perché dovrà comunque riesprimersi la volontà da parte dell'organo esecutivo in proposta a quello che poi è l'organo di controllo al Consiglio, se avvalersi o meno di quella figura all'interno della programmazione del fabbisogno del personale. Quali sono le spese ammissibili per il PNRR? La circolare afferma in termini generali che sono ammissibili alla rendicontazione PNRR tutti i costi riferiti alle attività anche espletate da esperti esterni specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. In questa categoria rientrano le spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie alla realizzazione dei progetti PNRR e provenienti da reclutamenti a tempo determinato in attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 80/2021. Quindi incarichi di progettazione è una elencazione esemplificativa, sicuramente non esaustiva. Collaudo tecnico amministrativo, incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi in commissioni giudicatrici, altre attività tecnico operative strettamente finalizzate alla realizzazione di progetti PNRR. La stessa rappresenta un'elencazione semplificativa e assolutamente non esaustiva, lo sottolineo nuovamente, dei profili professionali che possono essere assunti a valere sulle risorse PNRR dei comuni in quanto soggetti attuatori. La circolare specifica che tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso negli organici delle amministrazioni. Spese non ammissibili a rendicontazione, la circolare afferma che in base alla regolazione comunitaria non è possibile attivare iniziative di assistenza tecnica finanziabile a valere sulla dotazione di risorse assegnate agli Stati membri sui rispettivi PNRR, in particolare assistenza tecnica, devono intendersi tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva di PNRR e necessariamente garantire gli adempimenti regolamentari previsti. Fanno parte di questa categoria le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholder, spese legate a reti informatiche destinate
all'elaborazione e allo scambio di informazioni. La circolare 6/2022 ha chiarito le modalità con cui tutte le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali possono avvalersi del supporto tecnico-operativo e dei servizi di assistenza assicurati tramite un accordo stipulato tra RGS, Casse Depositi e Prestiti, e della convenzione tra RGS e Sogei SPA. Quindi queste sono spese che non rientrano all'interno di quello che è il PNRR. Parliamo di una neutralità, quindi, finanziaria della spesa del personale finanziato con le risorse PNRR, infatti non vanno a comprimere la capacità assunzionale dei comuni e delle città metropolitane. Solo nel caso in cui, a seguito di verifica da parte dell'amministrazione centrale titolare dell'intervento, di situazioni di irregolarità o non conformità che impongono un'azione di recupero delle risorse in attuazione delle regole comunitarie, è previsto che non si applica la sterilizzazione della spesa ai sensi dell'articolo 57,3 septies del decreto legge 104 2020. Dubbi? Chiarimenti? Allora, prima di addentrarci nell'altra fattispecie, quella prevista, perché abbiamo visto in queste slide, abbiamo visto le due fattispecie, l'articolo 1, quindi per adesso abbiamo visto l'articolo 180/2021, quindi dove è prevista la possibilità di poter conferire incarichi. E ora vediamo l'altro caso, che è quello del 31 bis del decreto legge 152/2021. Volevo stuzzicare la vostra attenzione su quello che è l'altra fattispecie prevedibile, che è quella da inserire all'interno del fabbisogno del personale, della novità che è stata prevista dapprima dal decreto legge 80/2021 e poi è stata ribadita all'interno del nuovo CCNL degli enti locali. Quindi 2019-2021, 16 novembre 2022, che è la possibilità di procedere con le progressioni, quindi i passaggi tra le aree, quelle che comunemente siamo abituati a chiamare progressioni verticali. Quella delle progressioni verticali è una fattispecie anch'essa che rientra all'interno di quelli che sono i limiti previsti dal DM precedente, quindi rientra all'interno del calcolo delle capacità assunzionali, ma la cosa più importante che dobbiamo tener presente è sia la capacità assunzionale, quindi che dobbiamo avere per quanto riguarda il passaggio verticale, ad esempio, dall'area degli istruttori all'area dei funzionari, ma dall'altro lato quello che bisogna tenere presente è, passatemi il termine, il gemello che bisogna comunque prevedere. Lo chiamiamo, diciamo, un termine che ho coniato io, mio proprio, perché se prevediamo un passaggio da C a D mediante progressione verticale interna, il restante 50%, dice la norma, quindi lo possiamo vedere sia in termini percentuali che in termini assoluti, quindi significa il doppio, quindi deve essere prevista dall'altra parte una figura di categoria D che deve essere prevista all'interno del fabbisogno del personale, quindi da iscrivere, lo ripeto, sempre all'interno del DUP o DUPS, che poi va in raccordo con quello che è il PIAO, deve essere prevista quest'altra figura che è quella del gemello della progressione verticale garantita con procedura interna, invece l'altra, quella del DM,
dell'altra figura, ad esempio di categoria D, ora area dei funzionari, che deve essere iscritta all'interno del triennio del fabbisogno del personale 23-25, non può essere cassata, nel senso che comunque è una promessa che va mantenuta, e quindi anche in termini di sostenibilità della spesa, vi invito a tener presente quelle che sono effettivamente le capacità assunzionali, specie nei comuni piccoli. E qualcuno mi ha chiesto allora nei comuni piccoli come poter procedere con le progressioni verticali. Dobbiamo essere molto cauti nell'esercizio di questo istituto contrattuale, che è quello della progressione verticale, perché bisogna tenere presente che l'altra persona, quindi da assumersi con procedura rivolta all'esterno, quindi con concorso pubblico, deve essere una figura di pari area, quindi area dei funzionari, ma con un profilo che può essere tecnico, che può essere amministrativo oppure contabile, diverso rispetto a quello oggetto di progressione. Quindi su questo ci tengo a che il profilo possa essere diverso. Quindi, se faccio la progressione da C a D di un istruttore contabile verso un funzionario contabile, non ho la necessità di andare ad attingere dall'esterno un funzionario contabile, ma posso attingere con un funzionario tecnico piuttosto che con un funzionario amministrativo, e specie nei piccoli comuni tale avvicendamento è garantito ed è possibile. Soprattutto se in un'ottica di cessazione di personale mi ci trovo ad avere, ad esempio, un ex categoria D, ora area dei funzionari, che andrà in pensione nel 2024 piuttosto che nel 2025. Quindi già oggi vado a programmare la figura, quindi come accesso dall'esterno, quindi come modalità di accesso dall'esterno, e quindi già oggi sono nelle condizioni, se ho la sostenibilità della spesa, quindi vedete questi due aspetti vanno sempre a braccetto, sostenibilità e capacità, ma fate regnare, tra virgolette, di più la sostenibilità rispetto alla capacità della spesa, proprio perché nel massimo, nel triennio 2025, l'altro posto dovrà essere comunque coperto con l'assunzione di una nuova categoria, funzionario ex categoria D o istruttore, a seconda di quella che è la progressione in atto. L'altra fattispecie che comunque bisogna tenere presente, sempre per quanto riguarda la capacità assunzionale, sono le cosiddette mansioni superiori. Quindi mansioni superiori è l'esercizio per un periodo di tempo limitato, con un carattere straordinario, di mansioni che vengono espletate da istruttori che vanno a ricoprire, sulla base di specifiche responsabilità remunerate, vanno a ricoprire ruoli di funzionari all'interno degli enti locali. Anche in questo caso una fattispecie che bisogna comunque calmierare, che bisogna comunque tenere presente, perché questa anch'essa è assoggettata a dei limiti che sono quelli previsti dal fondo per le risorse decentrate, per quanto concerne il limite del fondo per il calcolo dell'indennità di posizione. Bisogna quindi tener presente, nel momento in cui si espleta e si mette in esecuzione il piano del fabbisogno del personale strettamente con riferimento alla progressione verticale, che è necessario quindi ex ante che da prima ci sia la manifestazione e la volontà da parte dell'ente, dell'organo, quindi da parte della giunta, che
poi dovrà essere, quindi la giunta propone lo schema di DUP al Consiglio approvato da quest'ultimo, dovrà esserci comunque ex ante il confronto sindacale, quindi ci dovrà essere l'interazione con i sindacati, l'attivazione del confronto per quanto riguarda la progressione verticale. Però diciamo questa, tenetela ben presente questa fattispecie all'interno della compilazione di quello che è il fabbisogno del personale. L'altra fattispecie quindi che è connessa con il PNRR è quella che è la possibilità per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, quindi quello che vi dicevo, i cosiddetti 30 milioni di euro. Il primo comma dell'articolo 31 bis consente ai comuni di determinare, e vedremo più avanti come si determina, un budget aggiuntivo per le assunzioni straordinarie a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio, finalizzate all'attuazione degli interventi del PNRR, attraverso la previsione di importanti deroghe agli ordinari vincoli sia di carattere ordinamentale che di carattere finanziario in materia di assunzione del personale per i comuni che provvedono alla realizzazione di tali interventi. Quindi, deroghe sia di carattere ordinamentale e sia di carattere finanziario. Quello che ci interessa prevalentemente all'interno di questo webinar è il carattere finanziario, quindi una deroga e una fattispecie ulteriore per farci sentire meno soli all'interno degli enti locali e quindi soprattutto avere forza aggiuntiva, seppur comunque trattasi di assunzioni che sono vincolate alla realizzazione degli obiettivi PNRR, comunque vedete c'è la possibilità, avvalendosi di queste risorse aggiuntive, soprattutto per gli enti che si trovano in una situazione di squilibrio finanziario o in termini di competenze o in termini di cassa, o soprattutto competenze e cassa, c'è questa possibilità di questo budget aggiuntivo per queste assunzioni straordinarie a tempo determinato. La norma prevede che tali deroghe si applicano solo alle assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale dotato di specifiche professionalità. Anche in questo caso, quindi, non è generica la possibilità di assumere, ma è comunque subordinata a specifiche professionalità. Rispetto alle deroghe di carattere ordinamentale, il termine apposto per questi contratti di lavoro può essere anche superiore a 36 mesi, quindi si possono procedere ad assunzioni a tempo determinato, non oltre comunque il 31 dicembre 2026. Rispetto alle deroghe e ai vincoli finanziari, si introduce un duplice vantaggio. Da un lato, individuando un budget assunzionale a tempo determinato aggiuntivo, e dall'altro neutralizzando la spesa di queste nuove assunzioni a tempo determinato rispetto alla capacità assunzionale a tempo indeterminato. Quindi, come vedete, ci troviamo nell'ipotesi che abbiamo sì da un lato un budget assunzionale a tempo determinato aggiuntivo, perché come vedremo nelle slide successive c'è proprio una percentuale aggiuntiva, e sia perché queste vanno ad essere neutralizzate e quindi non impattano su quelli che sono i limiti dettati dal DM del 17 marzo 2020. Le richiamate assunzioni possono essere effettuate in deroga al decreto legge 78/2010, quelle che citavamo per quanto riguarda il personale a tempo determinato. L'articolo 259 del testo unico per i comuni in dissesto, la spesa media per lavoro flessibile nel triennio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la spesa di personale derivante dalle predette assunzioni non rileva ai fini della determinazione
dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate dell'articolo 33 del DL 34-2019. Infine, le spese in questione non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo della spesa di personale previsto nel triennio 11-13. Con riferimento agli aggregati di spese di personale, di cui alle lettere B e C, la norma specifica che le deroghe richiamate operano anche nel caso del cosiddetto scavalco condiviso, quello che dicevamo prima, l'articolo 14 del contratto 2004, contratto enti locale 2004. Le assunzioni consentite dalla norma in esame possono essere effettuate nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto dell'FCT stanziate nell'ultimo bilancio di previsione, e io qui suggerirei sempre assestato nell'ultimo bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al decreto. Quindi, quello che vedremo nella slide successiva, quindi è stata definita che al crescere della popolazione decresce la percentuale, quindi è inversamente proporzionale, quindi si cerca di attribuire uno zainetto, un salvadanaio in più agli enti che hanno un numero di abitanti più piccoli, quindi si è cercato di aiutare, quindi quanto più gli enti con meno abitanti, stabilendo un valore percentuale più alto che va al tempo stesso determinato sulla base, come dice la slide precedente, la spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, quindi titolo primo, titolo secondo e titolo terzo. Quindi della media di questi tre titoli, di questi ultimi tre rendiconti, quindi nel caso in specie 19, 20 e 21, moltiplicata per questi che sono i valori percentuali riportati all'interno della tabella successiva, è possibile comunque che ci sia la possibilità di attingere ulteriori risorse per forza aggiuntiva all'interno degli uffici. Questo specie per quanto riguarda gli enti in dissesto, ma comunque riguarda tutti gli enti, ma specie per gli enti in dissesto che comunque si trovano assoggettati con quelle che sono le prescrizioni previste dalla COSPEL, è una possibilità in più, una boccata d'ossigeno in più. Domande? Infatti, come dice la slide, i comuni strutturalmente deficitari in predissesto o dissesto, le assunzioni a tempo determinato sono consentite anche ai comuni in condizioni di deficitarietà strutturale, riequilibrio finanziario pluriennale e dissesto, previa verifica della COSPEL, vedete, che è tenuta ad esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione. Quindi, come vedete, anche per quanto riguarda la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, come vedremo nelle slide successive, ne vedremo proprio la composizione e vi fornirò anche dei numeri su quella che è l'attività che ha svolto la Commissione per gli enti per la stabilità finanziaria degli enti locali, è tenuta ad esprimersi in un tempo molto più stringente che quello dei 30 giorni. Domande su queste fattispecie? Come poter richiedere queste somme, quindi all'interno
di quello che è il portale del Dipartimento della Funzione Pubblica, che in prima battuta non era stato attivato, poi successivamente è stato attivato, e infatti su questo si è espresso anche la stessa ANCI, che comunque ha riportato che il termine non è perentorio, quindi l'ho messo in questo carattere particolare. Il 31 gennaio 2022 non è un errore, è un termine non perentorio, perché comunque posso caricare all'interno del portale del Dipartimento della Funzione Pubblica questa mia capacità assunzionale aggiuntiva, questo zainetto aggiuntivo. Posso comunque ottenere queste risorse senza alcun problema. L'importante è che non posso eccedere il 31-12-2026, quindi termine ad oggi previsto per la chiusura del PNRR, ma posso anche prevederlo per periodi superiori a 36 mesi, sulla base di quelle che sono le risorse che mi vengono stanziate dal Dipartimento della Funzione. Quindi, come c'è scritto sopra, le risorse saranno ripartite tra i comuni attuatori dei progetti del PNRR con DPCM, adottato su proposta per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro dell'Economia e Finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. Quindi il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrate dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Quindi, se l'assunzione non copre tutto il contributo, quindi se la spesa per l'assunzione non copre tutto il contributo che è stato trasferito, di conseguenza queste somme vanno rimborsate su apposito capitolo. Capo capitolo del bilancio dello Stato non utilizzato nell'esercizio finanziario. Allora, vediamo chi è questa COSFEL, questa Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, da chi è costituita, e soprattutto vediamo un po' di numeri per poi lasciare la parola a voi ad eventuali dubbi e chiarimenti su quanto ci siamo detto, approfondimenti ulteriori connessi comunque con la capacità assunzionale, che è il fulcro del webinar di oggi, che, come avete potuto ben vedere, sicuramente avrà riguardato sia enti in bonis, sia enti che purtroppo si trovano in una situazione di squilibrio finanziario tale che li induce a questa ulteriore adempimento, che è la trasmissione di tutto quello che è la capacità assunzionale dell'ente e la destinazione, passatemi il termine, della capacità assunzionale, quindi le figure che l'ente intende assumere, sono assoggettate ad un prescritto parere da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, che appunto esercita questo controllo centrale sui comuni e sulle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario, sui comuni, le province e le comunità montane strutturalmente deficitarie, e sui comuni e province che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario. Quindi spaziamo dal 242, 243, 244, che sono le tre figure che sono previste dal testo unico degli enti locali per le situazioni di squilibri finanziari. In base al regolamento che disciplina attualmente la predetta commissione, detto organo è presieduto dal sottosegretario di Stato pro tempore con delega rispettivamente per le materie afferenti alle autonomie locali e alla finanza locale, è composto dal capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, che svolge le funzioni di vicepresidente, dei direttori centrali per le autonomie locali e della finanza locale,
i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione in relazione alla materia trattata. Da dirigente di questo Ministero, quindi del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica. Particolarmente esperti in materia di personale e di bilancio, che partecipano alle sedute secondo l'argomento all'ordine del giorno e dai rappresentanti dell'ANCI e dell'Unione delle Province Italiane. La Commissione si avvale di un ufficio di supporto previsto dal regolamento che è stato approvato, ormai un regolamento datato del 2013, quindi un regolamento decennale che è rimasto sempre lo stesso, che si occupa dell'esame istruttorio delle istanze dei comuni in dissesto finanziario, strutturalmente deficitario e riequilibrio finanziario. Quindi, nel momento in cui ci sono stati gli atti, quindi vengono approvati, a questo punto approvati, unitamente anche a quello che è il PIAO, quindi la vera novità prevista dal 2023, quindi dobbiamo inviare l'estratto del DUP dove è prevista la capacità assunzionale, dobbiamo inviare il parere dell'organo di revisione, l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario e dobbiamo inviare il PIAO unitamente a tutta una serie di documentazione che tempestivamente la COSFEL vi richiederà per quanto riguarda la verifica e l'attendibilità di quei dati e soprattutto la sostenibilità della spesa all'interno, nel caso in cui fossimo in una situazione di piano di riequilibrio finanziario, all'interno del periodo promesso di risanamento. Quindi, in questo caso, quindi, bisogna inviare tutta la documentazione. Per esperienza, vi dico di partire subito, quindi ad inizio anno, proprio per evitare che poi vi trovate che l'autorizzazione di arrivi, come è successo in altri enti, è arrivata a fine ottobre, metà novembre, quindi i tempi per l'espletamento delle procedure cominciavano ad essere quanto più stringenti, perché poi l'obbligazione giuridicamente perfezionata in questo caso con l'assunzione del personale dovrà concludersi entro il 31/12 dell'anno. Quindi si avvale di un ufficio di supporto, quindi semmai mettetevi anche in contatto con l'ufficio di supporto per chiarire tutto quello che è la documentazione necessaria. La Commissione si riunisce periodicamente e le risultanze dell'incontro e della riunione di tutti quelli che sono i provvedimenti che sono stati adottati e che potrebbero riguardare il vostro ente, se ne avete fatto richiesta, sono comunque dalla stessa pubblicate. Vediamo un po' di numeri, quindi gli enti in condizioni di dissesto finanziario sono 144, mentre quelli in riequilibrio sono 283. Nel 2022 si sono tenute 11 riunioni della COSPEL, nel corso delle quali sono state approvate 116 rideterminazioni di dotazioni organiche, quindi e assunzione a tempo indeterminato per 4.184 unità di personale, di cui 257 stabilizzazioni di LSU e LPU, mentre sono state approvate assunzioni a tempo determinato per 866 unità, stiamo parlando di assunzione fra le quali, come vedevamo prima, quelle 63 per le esigenze connesse al PNRR, le qualifiche maggiormente richieste hanno interessato settori essenziali per l'operatività degli enti, quali responsabili economico-finanziari, tecnici, la Polizia Municipale, quest'ultima anche per quanto riguarda la deroga ai limiti del lavoro flessibile. Frequente è stata anche la richiesta dei 110,1 figure di alta professionalità con l'incarico di coprire temporaneamente la suddetta tipologia di funzioni in qualità
di responsabili o dirigenti dei servizi. Quindi questo è l'elenco di tutte quelle che sono le attività che sono state svolte dalla Commissione all'interno del 2022. Questa è la dislocazione territoriale degli enti che hanno richiesto l'approvazione della COSPEL, quindi distinta per regione. Quindi, come vedete, passiamo dalla Campania 69 enti, 69 enti. Alle Marche, che ha due comuni soli, mi era utile farvi questo spaccato. Non l'ho voluto fare su un ulteriore slide a torta, ad areogramma. Quindi il 71% dei comuni che si trovano in situazioni di alla dislocazione territoriale che hanno richiesto, quindi le approvazioni della COSPEL, il 71% sono al sud, il 19% al centro e il 10% quindi si trovano nel nord Italia. Infatti, come vedete, i numeri sono abbastanza risicati per quanto riguarda le regioni nord, quindi Toscana, Lombardia. Vedete, Umbria, sono numeri, Piemonte, sono numeri abbastanza risicati. Invece, per quanto riguarda il sud, Campania, Calabria, Sicilia, e Puglia, diciamo, la fanno da padroni. Queste sono le decisioni, quindi, adottate. Come vedete, il numero, purtroppo tra il 21 e il 22, ma anche se lo guardiamo tra il 20 e il 22, o meglio ancora tra il 19 e il 22, quindi se volessimo neutralizzare le due annualità oggetto Covid, quindi 20 e 21, dove sicuramente c'è stato un allentamento di quelle che sono i controlli effettuati, possiamo dire che c'è stato un aumento di 50 enti locali in più. Come vedete, il trend purtroppo, ahimè, è in crescita, e da qui anche la necessità del supporto. E quindi, come diceva l'architetto nella fase iniziale, di avvalersi proprio del supporto di professionisti per cercare di andare ad accorciare quanto più possibile la forbice degli enti che si trovano in situazioni di disavanzo. Allora, io direi che per quanto riguarda la mia esposizione mi potrei fermare qui. Lascio lo spazio a voi, cosa che purtroppo l'altra volta non sono stato. Non so se c'è qualcuno dell'altra volta e me ne scuso nuovamente. Lascio la parola a voi per dubbi, chiarimenti in merito a quello che ci siamo detti, soprattutto per quanto riguarda l'operatività.